combinazioni dei kofta sono innumerevoli. Innanzitutto scegliamo delle verdure magari che la stagione ci dà. Possono essere cavolfiori, carote, qui ho un sedano, potevano esserci le zucchine, poteva esserci la zucca, poteva esserci la patata. Le combinazioni sono innumerevoli, quindi a seconda di quello che avete a disposizione o che la stagione vi dà, potete cambiare questi abbinamenti. Noi oggi useremo una farina di ceci. Attenzione, se andate sul cereale potete cuocere un po' di farro, un po' di riso, anche integrale, o un po' di orzo, cioè, sono tantissime le probabilità di abbinamenti, oppure su uno pseudo cereale, quindi una quinoa, un grano saraceno, che da soli insomma non hanno queste caratteristiche così gustose, possono invece essere abbinate in questo modo e allora diventano anche appetitose. Quindi se si va su un cereale, un pseudo cereale, ma anche su un legume, qui oggi userò una farina di ceci, ma se qui invece della farina di ceci avessi avuto dei ceci cotti sarebbe stato lo stesso, magari privati della pellicina, oppure passati, perché poi magari le pellicine possono disturbare specialmente chi ha dei problemi di irritazione al collo. Quindi allora avrei precedentemente cotto la quinoa o diciamo il farro e avrei poi assemblato dopo. In questo modo useremo la farina. Ci sono vari modi di fare i kofta. Il metodo che uso oggi è la sbollentatura, perché con la sbollentatura poi in forno, visto che questo è un laboratorio, posso andare anche subito a crudo, ma i tempi di cottura sono più lunghi. Visto che un laboratorio abbiamo comunque un tempo ristretto per poter fare in modo che voi poi potete assaggiarli, io diminuirò il tempo sbollentando prima le verdure, assemblandole dopo. La sbollentatura è di pochi minuti a seconda delle verdure, ci sono tempi di sbollentatura diverse, come se fossero andate in forno, la stessa cosa, ci sono delle verdure che hanno dei tempi di cottura, dei tagli che permettono che cuociano prima, dei tagli che permettono di cuocere dopo, e quindi si fanno di solito separatamente. Quindi, bene, per prima cosa andiamo a sbollentare. Io ho tagliato il cavolfiore a cimette per facilitarne la cottura. Incido, ecco, questo mi si è anche rotto, però incido, vedete, faccio sempre un'incisione nel gambo che è più duro, quindi quando andrà nell'acqua a bollire cuocerà nello stesso tempo del fiore, altrimenti magari sì, l'ho aperti tutti, va bene, non mi ricordavo se l'avevo aperti, no. Bene, quindi quando non salo l'acqua, perché non salo l'acqua, posso anche salarla, però per avere poi la quantità definitiva, quando avrò sbollentato tutto e vado ad assemblare, mi regolerò meglio nell'andare a salare. Vediamo un po' gli ingredienti che userò io in questo laboratorio. Come verdure ho delle carote, del sedano e del cavolfiore, della frutta, dei semi oleosi tostati, da lino, sesamo, semi di girasole, semi di zucca. Danno gusto comunque a dei capperi dissalati, dello zenzero fresco,
Qui ho due tipi di curry. Cos'è un curry? Un curry è un insieme di spezie tostate e macinate. In sanscrito si usa dire masala o masala, perché quello che trovate in giro dove è scritto curry, ma di fatto non è una spezia che si chiama curry, è un insieme di spezie tostate e messe insieme. Qui ne ho due tipi, ne metterò un po' dell'uno, un po' dell'altro. Le spezie sono molto importanti nelle preparazioni, poi dipende sempre da per chi cucinate e se questo tipo di preparazione dovesse essere fatta per i bambini, non mettiamo un certo tipo di spezie, non mettiamo lo zenzero che gli va a dare troppo il piccante, mettiamo altre spezie dolci come la paprika dolce, il coriandolo che va bene perché in questo modo dà sapore senza che il bambino si senta rimbombare. C'è qualcosa. La batteria, spengilo un po', forse disturba. Ma cosa c'è? Si riaccende dopo. Quindi, a seconda per chi cuciniamo, andiamo a scegliere le spezie. Ora non posso qui elencarvi le varie qualità delle spezie, ma ovviamente ogni spezia ha veramente la sua caratteristica. Sono molto di aiuto nella dieta. E vi consiglio piano piano di cominciare a usare anche quelle proprio più semplici di base perché vi aiuteranno molto per poter digerire meglio e la digestione è la base di tutto perché quando non si digerisce alla fine non buttiamo fuori le tossine, non viene, e quindi poi cominciano gli stati infiammatori, succedono tante altre cose. Quindi, dovete sempre tenere in considerazione una buona digestione e le spezie aiutano molto per questo, eh? Quindi anche cominciare con piccole dosi a chi non è abituato, ma poi non è che c'è bisogno di metterne chissà quante, perché non dovete fare confusione quando, non so, le esperienze che potete aver fatto nell'andare a mangiare in questi ristoranti o indiani o insomma comunque esotici dove le spezie sono veramente portate al massimo, il cibo è veramente troppo piccante, alla fine non si sentono più altri sapori, ecco, quello non è Ayurveda, non è Ayurveda, non è equilibrio, è un eccesso, eh? Invece l'Ayurveda dice di usare tutte le cose, soprattutto le spezie, in equilibrio, per raggiungere un equilibrio, quello che ci deve fare bene, non quello che ci deve andare a fare andare oltre. Quindi l'acqua è pronta. I tempi di sbollentatura sono brevi, non vedrete ora il cavolfiore, penso ci stia 5 minuti e la carota 3 o 4 perché è tagliata a rondelle più fini e quello 3 minuti nemmeno. Intanto noi andiamo, se mi dai il macinino piccolo, macino queste. Perché ho messo l'aggiunta di semi oleosi. Semi oleosi apportano tanti benefici, sono molto proteici, facendo una dieta con poco uso di latticini per altri ovvi motivi, il latticino non è un alimento che può essere digerito bene da tutti, tanti lo fanno per scelta etica, perché bene o male ora il latte non è più latte, insomma, proviene da allevamenti intensivi, non è facile trovare dei buoni prodotti a base di latte, no? E quindi
la parte proteica l'ho sostituita con dei semi oleosi, che non hanno comunque niente, cioè hanno la stessa valenza, non è. Li macino un po' perché altrimenti poi mi trovo dei pezzi troppo interi nella. Ci sono anche delle erbe aromatiche, come salvia, rosmarino. Il nostro rosmarino è un'erba aromatica che è un potente antiossidante, uno dei più potenti, quindi fatene uso, la salvia lo stesso, e quindi è tutto tostato. Noi li usiamo anche per condire le verdure al forno, li usiamo dentro al pane, li usiamo in tanti modi. Al posto del sale ho scelto di mettere questi, che questi si mascino, perché come? Sì, gli danno un po' più sapore. Potete usare anche dei pomodori secchi, potete, insomma, le scelte sono varie. Ovviamente diminuite, cioè dovete stare attento poi al sale, perché sennò vi va in eccesso. Semi di girasole, semi di zucca, semi di lino, semi sesamo, intendo questi per semi. Ok? Bene. Lì serve l'acqua fredda. Ora non so quanto è fredda, perché ci hanno fatto spengere. Allora, quando si usa sbollentare, ora ve lo spiego, sciacquo un attimo le mani, scusate. Quando si sbollentano le verdure stanno poco, non vanno tenute nell'acqua eccessivamente, perché cosa succede? Se no perdono le loro sostanze e che vengono rilasciate nell'acqua. In questo modo, se io le sbollento il giusto, dopo le vado a togliere dall'acqua calda e le metto nell'acqua, possibilmente con ghiaccio. L'acqua deve essere molto fredda. Questo shock termico permette alla verdura di far rimanere dentro i nutrienti e anche da un punto di vista estetico non si ossida e il colore rimane integro. Quindi ci siamo quasi, infatti manca un minuto. Bene, sì, ci siamo. Ora il cavolfiore bianco non lo vedete, ma con le carote vedrete che il colore si accentua molto quando si fa questa operazione. Ecco. Dopo l'acqua si cambia perché diventa subito calda, e per quello. Adesso andiamo a mettere le carote. Vabbè, ora esistono i timer, quindi con i timer si fa bene. Oggi c'è tanta tecnologia che aiuta, però un sistema per capire quando la verdura è pronta è quando vedete che mentre bolle il colore si accentua. Quando il colore si accentua, allora è il momento di tirarle fuori.
se si va oltre si può perdere un po' dei suoi nutrienti. Questa non mi serve più. Rialziamo. Posso fare una domanda? Prego. Vanno tutti sbollentati separatamente? Sì, l'ho spiegato prima. No, dicevo, non è che si prevede tipo prima il cavolfiore, dopo un minuto quell'altro che cuoce 3 minuti e poi dopo un altro? Sì, lo puoi fare, ma ti diventa difficile. Siccome i tempi di sbollentatura sono proprio minimi, 2-3 minuti, allora ti dico, ma senza star lì a tenere conto, fai prima a sbollentarli separatamente. Ma questo in tutti i tipi di cottura, tipo se faccio delle verdure al forno e poi le devo mettere insieme, noi di solito si cuociono separatamente e poi si assemblano. Allora rimangono belle croccanti, cotte il giusto. Se no ti succede che magari mentre ti cuoce lo zucchino ti si, per esempio, si sfa. Quindi si riabbassa. Siete tanti. Non riesco a guardarvi tutti, ma va bene, scusate se vi volto le spalle. Quantità delle verdure? Allora, quello dipende da per quanti le devi fare. Ora, a me avevano detto all'incirca il numero dei partecipanti, che se siete di più, quindi avevo calcolato per i vostri assaggi di fare un tot di verdure, no? Però se in famiglia siete in 4, puoi calcolare le verdure che ti vengono, no? Due cofte a testa, no? 3, ma al massimo, no? Senta, scusi, quando si cuoce il carbone, che diventa cambia subito colore quello, bisogna trattarlo. Cioè che ti diventa bianco, poi come ti diventa? Dopo ti torna verde scuro. Sì. Lo so. E allora, lo tratti che mentre lo cuoci puoi mettere del limone. La parte acida fa in modo comunque di mantenergli il colore. Sì, più chiaro, perché se lo vuoi bianco, dipende, ma la sua natura te lo fa ritornare verde scuro. Metti una parte acida, te lo tiene più chiaro. O dell'aceto, lo puoi cuocere con del succo di limone, uno spicchio di limone, oppure dell'aceto. Ma nella sbollentatura così breve? No, ma il cardone non ti sbollenta in così breve tempo. Ci vuole un po' più di tempo. Ci vuole più tempo. Poi puoi mettere una punta di bicarbonato per farlo cuocere prima. Il gobbo soprattutto ci vuole di più, perché il cardone sarebbe il cardoncino, quello piccolo di fatto, quello grosso si chiama gobbo, anche se sono tutti della famiglia dei carciofi. Vengono trattati in modo diverso, i cardoncini sono i figli che nascono dopo aver raccolto il carciofo, il gobbo invece è la pianta che viene legata e interrata per farla rimanere bianca. Però un po' più di cottura, sono fibrosi, quindi li devi pulire bene, devi togliere tutti i filamenti. Ecco, qui ci siamo. Vedete come sono arancioni adesso le carote? Quindi devi fare molta attenzione a togliere i fili e la patina bianca all'interno della foglia, perché quella è la parte amara. Tanti dicono, oh, sono amarissimi, no? Noi quando si cuociono non sono amari per niente, perché devono essere puliti nel modo giusto. Vedete che bel colore che ha, no?
riesco a prendere tutti. Allora, rialziamo. Ecco. E se ti servono le cose, quelli li puoi già mettere nella ciotola, lì ce ne sono altre, ora sto. E sedano, che mi piace avergli messo anche un po' di verde, non c'avevo più le zucchine, l'acquazzone per chi vive in questa zona dell'altra notte ha portato via le piante delle zucchine ai nostri fornitori, un'azienda biologica che si è ritrovata, gli hanno portato via tutto, quindi siamo in un momento che ora non l'abbiamo trovati, quindi facciamo con altre. Ovviamente questo è un taglio molto piccolo e quindi 2-3 minuti ed è pronto. La terma porta a ebollizione molto velocemente, quindi bisogna stare sempre lì a giocare con. Ha i suoi vantaggi, c'ha anche i suoi svantaggi, come tutte le cose. Perfetto, non c'è niente, però bisogna imparare un po' a conoscerla, se no. Ecco qua, l'acqua, giusto. Ora ricordiamoci di rimettere l'acqua dentro, se no ci ritroviamo senza. L'ho consumata tutta. Straccio chiederà. Ah, sì, sì, certo. Sì, lo devo togliere. Basta, non importa che sia piano piano, che non è tanto. Questo lo finisci di colare là, lo finisci di colare là, a parte anche se ce ne rimane un po', non importa. La scalda subito, bene. Questa asciuga ci si rimette dentro. Ah sì, le metto insieme, bravo, sì sì. Le verdure vanno scolate bene, non trattengano acqua e poi dopo, quando andate a sembrare cotta, vi creano problemi se sono troppo umide. Ecco qua. Bene. Adesso per praticità
mi dovete scusare un attimo, le vado a tritare là, ma la macchina è pesantissima, quindi non la sposto qua. Sono una questione di praticità. Allora, un'altra cosa volevo dirvi. Potete benissimo assemblare queste cose anche con un latticino, perché il latticino alla fine con le verdure si sposa abbastanza bene. O del tofu, anche del tofu sbollentato e tritato, potete assemblarlo anche con il tofu. Cioè si presta in tantissimi modi, quindi... Ok. Ora però Nina mi servirà una più grande per lavorarci. Non ci lavoro qua. Sì. Allora, a casa non avrete un cutter come questo, ovviamente, mi immagino. Ne avete uno piccolo, ma va bene lo stesso. Perché non ci avete grosso così. Allora, vedi, la sbollentatura torna comoda perché la puoi anche spaccare con un mini pivot. Con un mini pivot, brava, oppure con io ho un coso di legno, no, a volte per battere e lo puoi spaccare comunque perché a crudo non lo potresti fare, mentre sbollentato sì. Ok? Chi c'altri sta tutto piccolo, tanto va tritato un po' per volta, se no la lama cosa fa? Te lo riduce in poltiglia. Anche chi lo fa con un tritatutto, anche la velocità è importante. Si va su una velocità media, medio-bassa, non alta, perché per lo stesso motivo che frantumerebbe troppo. Accendi il forno? Nila? Ecco qua. Vedete, questa è una tritatura media. Scusatemi, sciacquo un attimo le mani. Sì, certo, per fare minestre. Sì, anche per fare il brodo. Noi usiamo fare un brodo speziato per aprire il pasto. È perfetto, sì. Ecco. Adesso andremo ad aggiungere il sale. Di solito le spezie si tostano, in questo modo io le posso mettere così, perché poi tanto questi vanno in forno e comunque cuociono.
Sale, ho messo i capperi dissalati. Ah, ok. E un po', ne aggiungerò un po', però ne devo tenere di conto, se no diventa troppo salato. Va bene? Bene. Quindi, questa è una spezia, si chiama assafetida. Assafetida o assafetida, dipende da chi la pronuncia. È una resina che va a sostituire l'aglio o la cipolla. Quindi o mettete questa o mettete un po' di cipolla e di aglio. Assafetida. È una resina, ne va usata proprio poca perché è molto forte. Questo è un masala composto da più spezie, questo è lo stesso. Queste sono spezie più calde, queste più fredde. Ecco. Siccome lo zenzero è molto filamentoso, quando arrivano in bocca questi fili, se avete ospiti non si sa mai cosa sono, allora se lo grattugiate evitate, a volte per comodità io lo trito, mi trita tutto, però i fili rimangono. Esce in questo modo, i fili non ci sono. Fresco, non è in polvere, però se non ce l'avete fresco lo potete usare anche in polvere. Le proprietà non cambiano, diciamo che è più gustoso fresco. Ora si trova abbastanza. Sì, si trova. Anche la curcuma fresca. Ora si trova anche la Conad prima per trovarla. Adesso devo amalgamare tutti gli ingredienti, un'ora è veramente poco. Abbiamo il vantaggio che essendo cotte in forno faranno prima. Allora, no, mi servono un po' di guanti che sono di là nella mia scatolina, alla misura giusta, sopra la mensola. Lo zenzero è altamente digestivo, protegge le mucose dello stomaco, quindi a differenza del pepe che ha le sue valenze, ma qualcuno che soffre di alcune cose è un pochino più invasivo, grazie. E ora io andrò a mettere la farina e ci andrò a mettere quella che mi prende, quella che mi asciuga per asciugare l'umidità. Quindi la farina di ceci? In questo caso sì, se no avrei messo dei ceci, oppure se nelle verdure avete la patata, allora non avete bisogno, la patata già assorbe di suo. Eh?
anche con la quinoa un pochino di farina vi serve, perché la quinoa, non avendo glutine, non ha proprio la capacità di tenere insieme. Sì, mettila pure. Mi passi anche il sale. Avevo previsto bene. Okay. Vedete? Adesso sta insieme, no? Vado ad aggiungere del sale perché ho aggiunto degli ingredienti e in più i capperi non erano sufficienti. E se volete potete mettere anche erba cipollina fresca o essiccata. E ora li andiamo a mettere nella teglia. Ah, mi devo spostare qua, sennò mi allontano. Scusate per quelli che sono online, non mi dimentico di voi, come vedete, che è difficile sapere che ci sono comunque persone che seguono ma non sono qui in presenza. Allora magari sembra che a volte ci dimentichiamo, ma non ci dimentichiamo. Ecco. Allora, la grandezza la decidete voi. Ovviamente una grandezza così ne servirete almeno 3 a testa, no? In cottura calano anche un po', per cui... Non vado ora sulla misura grandissima perché quelli che vedete neri è sesamo nero, ok? Poi per fargli fare una crosticina più velocemente potete passarli o nel pangrattato o nel fioretto di mais, che comunque va bene anche per chi ha intolleranza al glutine, ok? Come? Si può aggiungere le spezie a pan grattato? Le abbiamo già messe. E vedi, abbiamo messo già... La crosticina, diciamo. Le spezie? No, le senti, cioè le abbiamo già messe. Sai, se le metti qua le spezie puoi anche perderle in cottura, evaporano un pochino, dentro rimangono. Hai un filino d'olio nella teglia, no? No, queste non ne hanno bisogno. A casa o userete della carta forno o oliate la teglia, sì, perché sennò vi si attaccano, ok? Sì. Queste teglie va bene così, fanno bene il loro servizio, non si attacca niente. È un buon antiaderente. Mi sa che ne servono 2 teglie. No, tutti uguali, ho calato un po', vedi, perché non so quanti siete, voglio fare una... che tutti ce l'abbiano. Va bene, allora ritorno sulla misura originale. Vanno sempre tostate perché non si mangiano mai crude? No, allora c'è questo, la spezia sprigiona la sua aroma con la tostatura, okay. Quindi ne prendi proprio, sfrutti bene tutto. Ora, questa è una preparazione che poi va in forno, però metti che tu dovessi metterle in un'insalata di farro come avrete stasera
se non le tosti prima perdi una parte. E poi la tostatura non serve solo a quello, la tostatura fa in modo di far evaporare comunque il minimo che ogni pianta comunque di tossicità ha per proteggersi proprio dagli attacchi in natura, quindi con la tostatura va via. No. Se mi dai la mano si fa prima, sì. Ho paura, devo farcela, poverini, non li voglio mandare via senza l'assaggio. Quindi, scusami, più di quella non c'è? C'è nemmeno il mais? No? Il pangrattato c'è, spero. Non lo so. Vabbè, vengono lo stesso, neanche non vengono. Sì, ci dovrebbe essere, chi l'ha usato ieri, l'altro giorno. Allora, possiamo anche dire che questo non va visto per forza come, cioè, questa è una ricetta creata da zero, no? Nel senso, oggi voglio fare kofta, polpette, chiamateli come meglio pensate, e li voglio fare con legume o li voglio fare con, se può essere comunque un piatto unico insieme a un'insalata d'estate, allora mettiamo anche il cereale dentro, quindi ha tutto quello che deve avere. Ma cosa succede quando a volte avanzano delle cose, no? Mettiamo che avanzi, no, non è che si spreca, si butta via. Per la Ayurveda un cibo che è cucinato dopo un tot di ore è un cibo che diventa morto, nel senso non ha più la vitalità che deve avere. Quindi uno dice, allora cosa faccio? Lo butto? No. La Ayurveda ci insegna che noi lo possiamo ridargli vita, rivitalizzare. È proprio questo il metodo. Questa è una preparazione che si presta molto a questo. Se mi avanza del riso, non lo scaldo e lo riservo così domani come mi è avanzato, perché è un cibo che non ha più vitalità. Per cui lo rigenero, aggiungo altre cose, posso fare questo, aggiungo altri ingredienti e do vita a una preparazione nuova. Quello è rigenerare e ridare vita a un cibo che è avanzato il giorno prima. Ed è importante questo, perché se no sprecheremo un sacco di cose. Dimmi. Io spesso mangio fuori casa, cioè il giorno dopo, per cui magari mi preparo qualcosa la sera, nelle pompe, il giorno dopo me lo riscaldo. Questo qui potrebbe essere indicato, tipo preparato la sera per mangiarlo anche il giorno dopo a pranzo? Sì, è indicato. D'estate di più, d'inverno, insomma, te lo riscaldi, dici, vero? Sì, sì. Sì, perché mangiare freddo d'inverno non è proprio consigliato. Mentre d'estate va anche bene a temperatura ambiente, anzi ne abbiamo anche bisogno, è proprio vero che... Forse ce la facciamo con questa, senza andare a cercare il pangrattato. Bene, questa l'ho rotta. Sì, fate attenzione ai bordi, perché i bordi sono quelli che la fanno rompere, quindi il bordo deve essere sempre ben unito. Quando l'assemblate, vedi, fate in modo che il bordo sia sempre ben compatto, soprattutto il bordo, perché è da lì che si rompe. Questa va rifatta. Bene.
siete anche dopo, qualcuno di voi? Ecco, che dopo faremo i chutney, che sono queste salse. La metto lì perché qui sono già un po'. Ok. Sono tantissime. Sì? Ah sì? Ma quanti siete? Io non vi so contare. 25. 25. Io ce l'avete, su, meno male, sono contenta. Allora questa la faccio più grossa, almeno levo questa. Ok, vai, vediamo tutto. Forno già caldo? Questa la diamo a lui che ne voleva tre perché è la più grossa. Bene, ok, sì. Sì, un po' sopra per non farle crepare, nel senso crepare che si crepano. Questo lo diamo agli uccellini. Ecco. Metti la 170. È 20 minuti, un quarto d'ora. Come? Come sapori, carote e cavolfiore. Sono tutte e due dolci come sapore, come il rasa. Lo zucchino con la carota può andare bene uguale? Lo zucchino va benissimo. Te l'ho detto, non l'abbiamo messo perché... Lo zucchino contiene più umidità, quindi per assemblarlo ha bisogno di più. Di più cereale se metti il cereale, di farina se metti la farina, di ceci, di legume se metti il legume, perché lo zucchino tende a fare più acqua. Devi stare molto attenta quando lo triti, perché si sfa e quindi devi andare a piccoli colpi. Tempo di cottura, allora, l'ideale, questa è roba già cotta, per cui lo potete alzare un pochino di più il forno, no? Se l'avessi messi tritati a crudo avrei avuto bisogno di mezz'ora come minimo, anche 35 minuti. Così in 20 minuti dovrebbero essere ben arrostiti, insomma, ben dorati sopra, ok? Ora cerchiamo di farli andare un po' più veloci. Possono essere fatti? Come? Possono essere fatti? Sì, però in padella ti prendono più olio, te lo dico. Assorbono più olio, se no ti brucia. Quindi se te non metti abbastanza olio... Come fritti, via. Ecco, sì, non proprio come fritti, ma... però in padella, sì, certo, quando io ho da farli per due persone, ovviamente non c'è dal forno. Però ti assorbe un pochino più di olio, quello sì, per forza. Esce lì, è l'aria che... Come? Grigliati no, perché ti si rompe, si sfa. Beh, per fare sulla griglia, allora non ti consiglio la verdura, ma oppure ci sono facciamo anche i burger di soli legumi, oppure però devono essere cose un pochino più compatte. Sì. Sì, si rompono. Bene. Ora sedetevi, aspettate, sedete, se no vi stancate. Tornare al nostro posto? No, ma faccio per non farvi star troppo in piedi. Mi dispiace per chi è online, perché non può fare l'assaggio. Ci sarà sempre occasione. Come? Per quanto riguarda la testatura, oltre
ai semi anche le spezie? No, parlava sempre delle no, semi. Sì, anche i semi io tosto, perché? Perché acquistano un sapore okay, molto più ma buono. Le spezie no? Anche le spezie le tosto, non l'ho tostata in questo caso, perché dopo vanno in forno, non è come me. Sì, la tostatura, quando preparo una preparazione nel tegame, diciamo, prima metto la parte grassa, che sia ghee, che sia olio, dopo metto le spezie e le tosto, poi aggiungo le verdure. Mettiamo un sabji. Cos'è un sabji? Mi ha fatto, come ti chiami? Patrizia. Ecco, Patrizia ha chiesto quando è che si tostano le spezie. Prima vi ho spiegato che in questo caso non l'ho tostate perché comunque dopo vanno in forno e c'è una si volatizzano comunque, no? E si tostano con la cottura. Se io avessi dovuto preparare un sabji nel tegame, sabji è più verdure messe insieme, no? Al massimo tre, possono essere anche quattro, ma insomma non oltre. Allora cosa faccio? Metto nel tegame la parte grassa, che sia ghee o che sia olio, poi metto le spezie, prima quelle intere, se le uso intere, poi quelle in polvere, poi quelle crude, tipo, faccio un esempio, voglio usare il cumino intero. Allora, poi voglio usare il coriandolo in polvere e la curcuma in polvere. E poi voglio usare lo zenzero fresco. Allora io cosa faccio? Metto il grasso nel tegame, aspetto che sia caldo, poi metterò prima il cumino intero, perché lo lascio intero, prima le spezie intere. Se non ho spezie intere e le ho tutte in polvere, metto le spezie. Poi metto quelle in polvere. Infine metto quelle a crudo e quando sono tostate bene, lo sentiamo anche dall'aroma, vado ad aggiungere le verdure e stufo tutto quando, no? Si fa uno stufato così. E si può cuocere semplicemente a vapore creandolo con un bel coperchio e un fuoco basso e vedete che vi cuociono lo stesso, se no aggiungiamo un pochino di acqua, basta. Ecco, in questo caso, certo, avrei tostato prima le verdure, scusa, le spezie. Ok? È chiaro? Bene. Bene, bene. Mi dispiace che non siano già pronti. Guarda, li volevo preparare prima per averli già pronti, per darveli, ma non ci abbiamo avuto il tempo. Mi dispiace perché alla fine il tempo non ce l'abbiamo. Il sale l'ho aggiunto un po' quando l'ho impastate. In questo caso, quando fai il masala, metti le verdure. Il sale sempre alla fine lo metto, sì, sì. Almeno. Questa è un'abitudine che ho io. Il sale, poi specialmente se usi legumi così, il sale non si mette mai nella cottura, si mette in fondo. Se dovete cuocere i legumi, non li salate mai in bollitura, come si può dire, in cottura, perché vi vanno a incidere negativamente sulla cottura. Il legume non cuoce bene, anche se apparentemente vi sembra morbido, e poi alla fine vi dà problemi di aria, o poi vi dà problemi di questo tipo. Quindi quando cuocete qualsiasi legume, lo mettete prima tostatilo. Ora, viste voi come fai a tostare il legume, l'ho spiegato diverse volte nei miei corsi, il legume ha una caratteristica che dà un po' di fastidio, a tanti ne dà tanti, tanto, ad altri ne dà minimo, però il legume, la sua caratteristica è quella di creare comunque aria, di creare certo tipo di fastidi, soprattutto i nostri legumi, che sono comunque legumi tutti grandi, dai ceci ai fagioli, sono grandi e con la buccia molto, insomma, abbastanza consistente, quindi danno un pochino più noia. Ci sono altri tipi di legumi usati di più nei paesi asiatici che non danno nessun fastidio perché sono piccolini, perché vengono trattati in un modo diverso.
Quindi quando, allora, innanzitutto c'è, prendo l'occasione mentre cuociono di spiegarvi questo. Innanzitutto c'è l'ammollo, che è molto importante. A volte ho sentito dire che da così secchi li cuociono in pentola a pressione, non, gli manca tutto un passaggio che li renda digeribili, quindi io non ve lo consiglio. I legumi hanno bisogno del loro ammollo, specialmente i ceci, i fagioli hanno bisogno di 12 ore di ammollo, quindi metteteli la sera per il giorno dopo e fateli idratare bene. Una volta che li scolate dall'acqua per metterli in cottura, li mettete nella pentola, dopo aggiungerete l'acqua, non quella di ammollo, no. Acqua nuova, perché intanto i legumi nell'acqua di ammollo hanno rilasciato anche le loro parti, insomma, lo sporco, la parte tossica e tutto. Quindi li mettete nella pentola a freddo, così, senza acqua, e gli date una leggera tostatura. Siccome i ceci o il legume, quando lo andate a scolare, è bagnato, vi accorgete girando, quando si riasciuga, che è asciutto, la tostatura è già stata fatta. Dopo aggiungete acqua fredda, mai calda, nel legume e mettete dentro qualcosa che aiuti. Allora, questa tostatura li farà diventare molto più digeribili. Provate e poi vi accorgete. E quando andate ad aggiungere l'acqua, mai il sale si mette alla fine, mettete qualche elemento che aiuti nella digestione. Quindi o foglie di alloro, non colte dalla pianta così, la lasciate seccare leggermente, basta che ne tenete un ramoscello in cucina e secca da solo all'aria. Poi l'alga kombu, un pezzetto di alga kombu, dei semi di finocchio, poi mi viene in mente cosa mi dimentico. La salvia va bene. Un po' di assafetida, sono tutte cose che comunque mentre il legume cuoce va ad agevolare proprio la loro assimilazione e digestione. Quindi sono piccoli accorgimenti, però se li mettete in pratica vedete che ne avete benefici. Poi chi proprio ha dei problemi col legume può usare un altri tipi di legume, quelli un po' meno conosciuti qua, ma ci sono, noi ne abbiamo tanti. Vedete, i più digeribili ci abbiamo, sì. Qui ce ne abbiamo di tanti tipi, ci abbiamo il tor, abbiamo il mung, abbiamo l'urid. Però ora vi faccio vedere questo. Lo conoscete come soia verde? Questo, come? Ah sì, giusto, mi scordo. Ecco, questo è quello conosciuto da voi come soia verde. Qui ha il suo vestitino, ha bisogno di tante ore di ammollo, è molto nutriente. Questo è lo stesso, è stato spogliato e tagliato. Vedete, è diviso in due, è tagliato in due. Questo è altamente digeribile, non è che le sostanze diminuiscano da quando è vestito pieno. Quindi chi ha dei problemi particolari con gli intestini, con tutto, si usano questo tipo di legumi. Questi si danno anche a bambini e non creano nessun problema, agli anziani. Questi si usano per la Ayurveda nelle terapie, quando si fanno le settimane di detox. Principalmente usiamo questo tipo di legume perché aiuta proprio. Quindi ci sono legumi che sono più idonei, insomma. E le caratteristiche delle proprietà del legume ce l'hanno tutte, quindi non è difficile. Il legume è importante soprattutto per chi fa una dieta vegetariana o vegana. Il legume è importantissimo, quindi bisogna proprio che impariamo ad usarli, insomma, che faccia un certo tipo di scelta. Guardo un attimo, sì. No, nella pentola asciutta. Ah, ok. Asciutta così, perché deve asciugare. Poi una volta asciugato aggiungi l'acqua fredda. Ah, sì. Per metterlo in bollitura. La fiamma deve essere bassa, la fiamma
Sì, certo, una volta che arriva ebollizione, l'acqua, siccome la metti fredda, quando vedi che arriva ebollizione, la abbassi al minimo e lo fai cuocere. Con il coperchio? Sì, io metto, quando la abbassi al minimo, sennò lo butto fuori. Io ho capito, per sfogliare Ah no, li vendono già così, o a meno che tu non abbia delle macchine apposta per farlo, no. No, li vendono, si chiamano decorticati, è come quando tu vai a prendere il farro integrale o il farro decorticato, capito? È stato spogliato della prima veste e ti cuoce in meno tempo ed è anche più digeribile per chi ha del certo tipo di problemi di stomaco, insomma. Sì, però non ho capito l'acqua quando, dopo aver tostato, fredda. L'acqua nei legumi sempre fredda, mai calda, perché anche l'acqua calda va a incidere sulla cottura negativamente. Anche quando sono quasi cotti, per esempio, e vedi che si restringe, sempre fredda? Come quasi cotti? Ah, se devi aggiungere, se ti manca l'acqua, no, quando è già in ebollizione la metti calda, quando è già che bolle non c'è più. No, perché a volte magari... Sì, se non la calcoli bene, se ti va veloce il fuoco è possibile che alla fine ti manchi il liquido. Alla fine è possibile che ti manchi il liquido e allora devi fare questo accorgimento. Però meglio che l'acqua sia sempre tenuto di conto di metterla un po' in più che in meno nel legume. Poi mi hanno detto che per favorire la digestione devi sempre combinarli con dei cereali, con dei semi, con dei... il farro, non con la pasta. Il cereale intero vuoi dire? Il cereale intero. Ecco, non capivo semi, pensavo agli altri semi. No, certo, perché il legume di solito si abbina sempre a un carboidrato, un cereale intero, quindi farro, grano, orzo, avena, che ti posso dire, ce ne sono tantissimi, perché in questo modo si aiuta una vicenda. Quindi la pasta e fagioli è sconsigliata. No, che no. Non è che sia chissà cosa, però se vuoi, specialmente in certo tipo di diete, se vuoi prendere i benefici, il massimo del beneficio tra legume e cereale, è meglio che tu lo usi intero, perché si aiutano a vicenda, uno fa diventare digeribile l'altro, l'altro fa in modo che tu assimili meglio le proteine dell'uno e dell'altro. Il legume è sempre buono abbinarlo a un cereale intero, non è che se lo prendi con la pasta e fagioli che fai danno, però magari non prendi tutto il beneficio che invece fosse, che ne so, un riso integrale e fagioli, insomma. Ok? Lasciarlo, spengere il fuoco e lasciarlo dentro, finire a cuocere, oppure... Dipende dalle pentole che hai. Sì, dunque, spengere prima il fuoco a un legume e lasciarlo cuocere dipende molto anche dalla pentola che hai. Perché mentre col cereale ce la fai, perché il riso anche a volte si spenge e si lascia, il legume è un po' diverso dal cereale. Quindi o hai delle buone pentole che mantengano dentro il vapore e il calore a lungo tempo, oppure poi te li puoi ritrovare un po' duri. Bene. Sì. Vorrei chiedere se nella cottura dei legumi c'è differenza tra pentola a pressione e pentola normale, se una è migliore dell'altra. Ripeti la domanda. Allora. Se la cottura del legume, sì, ci siamo, Nila. Vai, tirali fuori che se gli freddano un po'.
Allora, la domanda è, se ho capito bene, se nella cottura del legume la pentola normale o la pentola a pressione hanno la stessa valenza o si crea. No, va bene, dipende, anche qui dipende molto dal tipo di pentola a pressione. Ci sono delle pentole che si chiamano a pressione, ma di fatto non lo sono, perché noi abbiamo, magari conosciamo queste pentole a pressione dove c'è questa valvola, no? Dove le temperature sono portate proprio all'eccesso. Allora lì magari si può deteriorare leggermente il nutriente del legume, quando le temperature sono eccessive. Poi ci sono altre pentole diverse che agiscono sempre con un coperchio, diminuiscono i tempi di cottura, ma non sono così invasive, i vapori all'interno non arrivano a queste, infatti si possono aprire in qualsiasi momento, a differenza delle altre che se le apri ti scoppia tu, insomma, o non si aprono. Quindi anche lì dipende molto dal tipo di pentola a pressione che usiamo. Ci sono di più qualità. No, si possono usare anche le pentole a pressione, va bene. L'importante è che il legume abbia avuto il suo iter di ammollo di tutto, no? Che li prendiamo dal sacchetto e siccome la pentola a pressione me lo cuoce, lo butto nella pentola a pressione. Questo è sbagliato. Poi se il legume è stato trattato bene, puoi cuocerlo anche nella pentola a pressione. Va bene, allora riepilogo della ricetta. La ricetta, noi, insomma, il nome è kofta, ma si può anche chiamare polpetta, per chi non capisce bene il termine kofta. Sono questo tipo di ricetta che abbiamo fatto oggi, sono più verdure messe insieme. Ovviamente potete usare tutte le verdure che volete, a seconda della stagione, quello che vi mette a disposizione. Oggi abbiamo usato carote, sedano e cavolfiore. Potete usare zucchine, zucca, potete usare quello che volete. Come per assemblarle abbiamo usato una farina di ceci, ma potete usare anche pseudo cereali come quinoa o potete usare anche cereali come orzo, come riso, eccetera, eccetera. Insomma. Poi abbiamo sbollentato queste verdure, tagliate ovviamente a piccoli pezzi, a cimette il cavolfiore. Una volta sbollentate, pochi minuti come potete aver visto, vengono messi in acqua fredda per mantenere i loro nutrienti. Vengono scolate, poi tritate grossolanamente o con un mini piper o con un, come si chiamano quelli, mi viene la parola. No, parlavo anche, oppure anche quelli che si usano anche per i mortai, no. Un affare di legno, insomma, che un mortaio. No, il mortaio, sì, un pestello che potete romperlo grossolanamente. E basta, poi mettete dentro, io ho messo dello zenzero, delle spezie, potete mettere anche delle erbe aromatiche e basta. E poi si assemblano queste polpette, l'abbiamo passata in un po' di farina di mais, fioretto fine, per fargli la crosticina, l'abbiamo messa in forno 20 minuti a 170 gradi, questo dipende dal tipo di forno che avete. Sono stata chiara? Saluto quelli online, grazie di aver partecipato. Sì? Ci vediamo fra un quarto d'ora per il secondo show cooking, quello sui chutney. A dopo.